grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Bene, fratelli carissimi, bentrovati. Allora, innanzitutto oggi, quindicesimo anno della nostra festa, credo che sia un bel traguardo, e abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi il nostro Ministro Generale, che con tutti gli impegni che ha trovato il tempo per venire a fare festa con noi, a presiedere questa Eucaristia. E lo ringraziamo di cuore con la sua presenza, proprio perché ci richiama, ci sollecita, che la nostra vocazione, la nostra vita degli tanti missionari, e questo è un motivo bello di festa. Ecco, ricordo soltanto il padre Marcantonio, che oggi ricorda il suo 50° di ordinazione sacerdotale. E vogliamo presentare Gesù anche a un nostro confratello, padre Elia Baldelli, morto ieri l'altro in Brasile all'età di 92 anni, ed era andato in Brasile nel 1946. Ecco, sulla rivista trovate proprio un'intervista che avevamo fatto a lui, dove racconta gli inizi della sua vocazione. Lo affidiamo al Signore perché doni a lui pace eterna. E sull'altare vogliamo mettere anche le intenzioni di tutti voi, amici e benefattori delle nostre missioni, perché il Signore vi ricompensi e vi ricolmi della sua pace e della sua gioia. Grazie per essere qui. Sorelle, questa celebrazione dell'Eucaristia cade nel giorno della festa, la vigilia della festa del Corpus Domini. Ricordo di quanto ci ha lasciato Gesù, ci ha lasciato se stesso, ci ha lasciato se stesso nel momento in cui ha detto: io sono in mezzo a voi come uno che serve. È andato sulla croce con una sofferenza atroce, ma mantenendosi libero interiormente di compiere la missione che il Padre gli aveva affidato fino alla morte di croce. È lui il missionario per eccellenza, e che sia lui a guidarci, lo vogliamo incontrare insieme questa sera, e perché l'incontro sia un incontro che trasforma la vita, che ci dà nuovo entusiasmo. Chiediamo con molta sincerità d'animo e con umiltà che ci faccia dono prima di tutto del perdono delle nostre mancanze, di tutte le nostre inadempienze, e così lo invochiamo perché perdoni. Cari consacrati, consacrate, e voi che vi preparate a partire per un periodo di servizio missionario, da alcune settimane in qua c'è una frase che mi accompagna e mi intriga molto. L'ho sentita durante l'incontro dei ministri generali a Roma alcune settimane fa. È una frase che ha pronunciato Winston Churchill. Penso molti di voi sanno che è stato uno dei grandi statisti inglesi sulla fine della Seconda Guerra Mondiale. E lui disse: il male maggiore del nostro secolo, ma penso lui si riferiva a quello che abbiamo alle spalle, ma vale ancora oggi, ve ne renderete conto. Il male maggiore è che la gente cerca più l'importanza che l'utilità. Essere importanti, essere utili. Voi mi direte: ma dove sta la differenza? Devo dire, ma c'è la differenza, perché essere importante vuol dire io. Oggi una variante potrebbe essere quella, e mi capita addirittura, suggerendo a qualche giovane frate un nuovo compito, mi dice: e che profitto ne ho?
E che me ne viene? Noi viviamo in un tempo in cui importante è brillare, essere riconosciuti, essere protagonisti. C'è un tempo dove è l'io che primeggia. Ma Winston Churchill diceva: avremmo bisogno di gente che si preoccupa di essere utile. E voi mi capirete, essere utile vuol dire essere capaci di dimenticarmi un po' per vedere ma qual è il bisogno dell'altro, com'è che mi posso mettere al servizio dell'altro. Quindi la domanda che dovremmo tutti porci e sulla quale soffermarci e riflettere è: qual è la mia missione? Sì, qual è la mia missione? Qual è il compito che sono chiamato a svolgere io, avendo questa fortuna immensa di esserci? Qual è la mia missione? E capirete, quando parliamo di missione, intendiamo che c'è qualcuno che ti invia, qualcuno che te l'ha consegnata. Parlando di missione non è soltanto la Chiesa o il Papa. La missione viene dal Padre nei cieli. È molto bello che questa volta la festa coincida con il Corpus Domini. Ricordare ciò che ci ha lasciato Gesù. Cosa ha detto Gesù la sera dell'ultima cena? È riportato molto bene nel Vangelo di Giovanni, dove si dice: Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù aveva una missione, è venuto perché avessimo la vita, perché conoscessimo il Padre e perché conoscendo il Padre, conoscendo l'amore del Padre, noi stessi portassimo l'amore, la conoscenza di Dio Padre ovunque nel mondo. È molto bello quello che fa Gesù durante l'ultima cena, l'abbiamo sentito nel Vangelo. Cosa fa? Gesù prima di tutto riassume la sua vita. Dice: la mia missione è stata quella di creare comunione. E per questo si mette a tavola, si mette a cena. Quando noi vogliamo sottolineare l'amicizia, ci mettiamo a tavola. Ci prendiamo tempo gli uni per gli altri. E Gesù fa così con i suoi discepoli. Dice: e poi quel gesto del pane e del vino, a dire: la mia vita è stata questa, un dare, mi sono dato per voi. E poi è molto bello perché questo gesto di Gesù non solo è il ricordo del passato, ma è l'anticipazione. L'anticipazione perché rimane ancora un tratto di strada, il più difficile. Gesù dice: sappiate che io vado incontro alla croce con questo atteggiamento, quello di uno che non si tira indietro, quello di uno che si dona, perché Gesù è consapevole che da quel dono sgorgerà la vita e la salvezza da offrire al mondo intero. Ciò che Gesù ha fatto, lo vedete, non era nel segno essere qualcuno. Gesù lo ha fatto per l'utilità nostra, perché noi avessimo la vita. E allora anche il lavoro missionario, quello che vi apprestate a fare voi che siete missionari, voi che partirete per un tempo nella missione, deve essere improntato all'utilità. Io credo che il primo atteggiamento debba essere quello di aprire gli occhi, di riuscire a capire quali sono i bisogni di un luogo. Ma quando abbiamo capito quali sono i bisogni, perché vedete, quando noi partiamo dai bisogni, non partiamo da noi stessi, partiamo dai bisogni della realtà che ci circonda, rimaniamo con i piedi per terra. Ma poi il prossimo passo, prima di passare all'azione, dobbiamo anche interrogarci: ma le persone con le quali sto facendo cammino, voglio far cammino, loro come sono? Come si muovono? Quali sono i loro valori? Forse non hanno la stessa fretta che abbiamo noi. Cioè, la missione nasce da una capacità di porsi in ascolto.
ascolto di bisogni reali. Una settimana fa mi trovavo a Beirut, Libano. Abbiamo una trentina di frati cappuccini. Quattro di loro stanno in Siria in questo momento. Ho avuto con loro un incontro direi quasi drammatico, perché mi hanno detto: viviamo sotto le bombe. I ribelli dicono ai commercianti: tenete chiusi i vostri negozi. I governativi dicono: dovete aprirli. Una tensione tremenda. E io ho chiesto loro: ma sentite, fratelli, ma vi sentite di continuare? Non è forse il caso di ritirarci per un po' di tempo? Uno mi ha guardato in faccia e mi ha detto: neanche per sogno. Noi stiamo con la nostra gente fino alla fine. Immaginate, io non mi sentivo di imporre loro di rimanere, però volevo comunque andare a cercare in loro questo senso della fedeltà, costi quel che costa. Chiaramente sono venuto via dal Libano sollevato, fiero, ma in Libano mi hanno portato anche, un giorno ho detto: ti portiamo a vedere un luogo un po' speciale. Va bene, vengo. E mi hanno portato su sopra la montagna di Beirut a vedere un convento che da poco il governo ha restituito ai cappuccini. Ce l'avevano tolto nel 1984 durante la guerra civile, tutti i cristiani scacciati, molti uccisi. Arrivo sul posto e vedo una costruzione immensa, dico: vi hanno restituito questo, cosa ne farete? Ma prima volevo sapere: e che cosa è stato? E mi dissero: ministro, questo era un orfanotrofio, c'erano 350 orfani dopo la prima guerra mondiale, qui i figli degli armeni che sono sopravvissuti al genocidio hanno trovato una famiglia, e poi ho trovato delle scuole professionali, gli hanno insegnato un mestiere perché potessero entrare nella società. Io di nuovo mi sentivo fiero, orgoglioso, perché dico: guarda, questi frati, come nel passato, ancora oggi dovrebbero averlo nel sangue la capacità di intuire, di vedere i bisogni. Lì c'era bisogno di dare calore, di dare umanità, di dare fratellanza a dei bambini abbandonati che avevano vissuto un trauma tremendo, e abbiamo saputo farlo. Altre volte non riusciamo, non è il caso di costruire, di mettere in piedi opere. Altre volte è soprattutto la questione di essere solidali. Mi è capitato anche un paio di anni fa, quando ero in Centrafrica, in una località che si chiama Ndim. È un luogo vicinissimo al Chad, un luogo dove il mattino, prima che arrivassi io, erano arrivati ancora una volta i ribelli con i Kalashnikov a minacciare i frati: dateci questo, dateci quest'altro. Immaginate, anche io avevo un po' di paura, quella notte non ho dormito molto, ma poi dopo un po' ci si fa l'osso. E il mattino, quando ho incontrato i frati, gli ho detto: ma com'è la vostra vita in questo luogo? Ebbi una sorpresa. Frère François, un fratello laico della Savoia, è già un po' là in età, ma un uomo di valore, un muratore, mi disse: padre generale, qui non si vive la povertà. Io mi sono guardato in giro e ho detto: ma a me pare che voi state dicendo, vivendo la solidarietà. E gli dissi: tu che stai facendo? E lui mi disse: ma io sto costruendo una scuola. Cosa? Una scuola quando tutti se ne vanno, più nessuno rimane, perché dicono è impossibile avere un avvenire in questo luogo, e tu stai costruendo una scuola. Che segno è? È un segno di speranza. Vuol dire: noi crediamo che ci sarà un avvenire qui dove sembra esserci solo paura, spavento e minaccia. Allora ho detto: fratello caro, non preoccuparti se hai l'impressione di non essere povero, ma tu stai vivendo la solidarietà. Io penso che questa è una delle facce della missione,
voi andrete in luoghi dove non sarà possibile fare grandi cose, ma poter essere solidali, essere insieme, condividere una stessa umanità, interessarsi all'altro, di ciò che sta facendo, di ciò che sta vivendo, delle sue sofferenze, delle sue speranze. Ogni volta che noi ci interessiamo sinceramente a qualcuno, ci sarà una corrispondenza, fratelli e sorelle. E per finire, io credo che noi tutti dobbiamo prendere atto che un modo di essere utili nella nostra società, questa nella quale viviamo, è di prendere coscienza, di prendere atto che la catena della fede, quella catena che si è rinnovata di generazione in generazione, si sta spezzando se non si è già spezzata. E voi sapete, quando in una catena manca un anello, la catena è spezzata. Se la fede non è più trasmessa in famiglia, non sarà più presente. Quanta gente non sa più pregare perché nessuno mai glielo ha insegnato. Quanti non sanno più chi è Gesù Cristo. Io penso che noi nel nostro tempo, e qui la missione ci raggiunge tutti, differentemente dal fatto che andremo in Kenya, in Costa d'Avorio, in Brasile o in Camerun, qui siamo tutti raggiunti. Come posso essere utile al mio fratello e alla mia sorella che non ha conosciuto la fede, che non ha avuto qualcuno che gliela ha trasmessa? Come potrò essere io un testimone? Cioè non imponendo, ma semplicemente dicendo: io credo, io ci credo in Gesù Cristo, io sto facendo un'esperienza bella con la Chiesa, io ci vado a messa. Guardate, non si tratta di fare prediche, io adesso la sto facendo, ma è il mio ruolo, dicono, no? Ma essere capaci di testimoniare, di dire, perché c'è bisogno di questo. Altrimenti il bisogno di essere protagonisti, di essere al centro, crescerà ancora di più, e ci dimenticheremo di essere prima di tutto fratelli e sorelle gli uni per gli altri, di cercare di più l'utilità che il prestigio e l'importanza. Allora rallegriamoci di essere qui a celebrare l'Eucaristia, ricordare un Gesù che non era preoccupato di sé, ma era preoccupato dei suoi, era preoccupato della loro crescita, e per questo interveniva, per questo si è dato fino alla morte di croce. Amen. Benedici, Signore, questi Tao, perché coloro che li portano siano sorretti dalla forza dello Spirito e accompagnati dalla tua mano potente. Presente esperar de preerias Bardelli, de colônia cega, que há dois dias nos deixou. Ele que amou, serviu a Deus desde pequeno e depois de ter prestado serviço na Segunda Guerra Mundial, ter passado também dois anos nos campos de concentração na Alemanha, partiu para a missão do Brasil, em 1946, e se formou religioso, sacerdote daquela missão, e serviu particularmente nestes 66 anos de missão aos pobres e aos doentes, visitando-os nas casas, nos hospitais, dando um grande testemunho de fé, de amor e humildade para todos nós. E rezemos para que a sua vida, o seu sacrifício, a sua marca sirva para a nova missão, a nova província do Maranhão, Pará e Amapá. Rezemos ao Senhor. Assunta, Jesus, Senhor. Father, we praise and thank you
for the gift of all present here today, for the gift of each one's life for us. We ask you, Father, to bless our good intentions and to make us to be like Christ your Son, to continue to offer ourselves to one another as Jesus Christ your Son taught us. For this we pray. โลกต้องการความทรงจำที่มีชีวิตอยู่เสมอให้เราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าเพื่อบรรดามิชชันนารีจะได้สร้างความทรงจำที่มีชีวิตในดินแดนมิชชันที่พวกเขาได้อยู่เปรตยาโม Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.